Al Guzzini il detto non c'è due senza tre non ha avuto l'effetto sperato per Roberto Marcora, che perde la terza finale in stagione dopo aver disputato un ottimo torneo. Il Lombardo ha ceduto per 6-2 e 7-5 contro il bielorusso Egor Gerasimov, più costante rispetto all'avversario, che comunque ha accusato il grande dispendio di energie durante il Challenger, dove ha fatto fuori la testa di serie numero 1 Matthias Bakinger e l'imprevedibile mancino tedesco Mats Moraeng. Anche le statistiche del match confermano la superiorità del vincitore, più preciso sotto rete e con ben 9 ace messi a segno durante i due set. Ma è stato un match molto difficile perché eravamo entrambi stanchi. In precedenza abbiamo giocato con giocatori molto forti. Infatti Marcora ha accusato un po' più di fatica il fatto che abbia sudato molto in semifinale, salvando diversi match point. Oggi mi ha avvantaggiato e infatti lui ne ha pagato un po'. Il secondo set è stato molto più combattuto, ma ho dato il meglio di me stesso. Hai messo a segno tanti ace. Sì, specie nel primo set. Nel secondo set ci siamo un pochino breccati come due donne, poi però il ritmo è cresciuto ed è arrivata la vittoria. Tre anni dopo il connazionale Ivashka, Gerasimov non solo è riuscito a conquistare l'ultimo atto del Guzzini Challenger, ma si è portato a casa anche il 32esimo trofeo Francesco Guzzini. Roberto Marcora ha dedicato il secondo posto al suo allenatore Alessandro Buson per la grande pazienza e soprattutto per aver sopportato questa terza finale persa. Un pubblico numerosissimo ha seguito tutte le fasi del match finale, che si è concluso con la bellissima cerimonia di premiazione. Rimane un po' di rammarico perché ovviamente arrivi in una finale e la vuoi vincere sul più bello. Però oggi, anche se ho avuto set ball nel secondo set, mi sono sempre sentito un filino sotto e devo dire che lui ha giocato meglio, ha meritato. Che dire del pubblico recanatese che hai rincontrato dopo 9 anni? Guarda, è bellissimo giocare in casa, la senti proprio la spinta del pubblico, perché lo senti che erano tutti quasi tutti dalla mia parte, o se non tutti, mi spiace averli delusi stasera, però credo di avere regalato un po' di una bella, diciamo, montagna russa di emozioni questa settimana. Quindi. Tutto il torneo è stato molto bello, molto impegnativo, ma veramente abbiamo visto delle bellissime partite. È vero che i migliori teste di serie sono usciti dal tabellone combattendo, ma perché o per stanchezza o perché venivano da allenamenti o giochi sulla terra, no, in terra e non sul veloce, chiaramente non hanno reso al massimo, al meglio. In ogni caso si è visto un bellissimo tennis, tanti giovani, tanti italiani, che poi sono stati purtroppo molti eliminati, ma insomma Marcora ha tenuto fede all'impegno che aveva preso nell'affrontare con caparbietà giovani più giovani di lui e con ranking migliore di lui fino alla fine. Poi alla fine ha dovuto mollare arrendendosi alla stanchezza, ovviamente, perché ieri ha fatto un'altra partita estremamente impegnativa. Un ringraziamento innanzitutto a tutti gli sponsor che hanno consentito di continuare a portare avanti questo Challenger e questa scuola tennis. Noi l'abbiamo sempre fatto come gruppo, come pensiero di tutta la famiglia, a dare un contributo al territorio. Onestamente le cose incominciano a diventare importanti e costose e pertanto dovremo rivedere un po' i riposizionamenti possibili. Comunque è chiaro che tutto ciò che si potrà fare cercheremo di farlo al meglio. Ran Kumar, Ramanathane e Gonzalo Rivera si sono aggiudicati invece la finale di doppio del Guzzini Challenger 2019, liquidando per 6-2, 6-4 Andrea Vavassori e lo spagnolo Davide Vega Hernandez. Nulla da fare quindi per il piemontese, che puntava alla vittoria ed era reduce da un ottimo periodo a livello di risultati proprio nella specialità del doppio. Questa finale è stata più facile del previsto, ma può essere sembrato così, ma non è stato affatto. È stata una partita molto difficile, anche perché i nostri avversari sono degli ottimi giocatori, molto pericolosi, ma sono davvero felice di aver vinto il titolo. È stato comunque un torneo molto combattuto. In questa partita abbiamo combattuto punto su punto, ma siamo riusciti a portare a casa un'importante vittoria.
Tu conosci benissimo questa superficie anche perché vieni spesso qui al Guzzini Challenger. Sì, sì, conosco molto bene le superfici in cemento del Guzzini, mi trovo benissimo per l'accoglienza, per i campi, per la struttura e anche qui riesco sempre ad esprimere un ottimo gioco. È meraviglioso venire qui a Recanati per giocare in questo torneo. Avete disputato comunque un buon torneo e penso che siate felici per questa vittoria. Beh, da diverso tempo giochiamo insieme, siamo molto affiatati, quindi anche nel gioco riusciamo ad esprimerci al meglio e siamo davvero felici per questa vittoria. Qual è stato il match più difficile durante il vostro torneo? Ma ogni partita è stata difficile, fino anche all'ultima. Ogni match ha avuto sempre delle insidie che però siamo riusciti a superare fino a vincere il titolo.